Ci siamo, eh? Siamo nel posto. Di qua abbiamo cose a caso. Di qua il ghetto, attenzione. Ehi, fratello, ascolta, è troppo presto per farmi lavorare, ok? Sì, vattene via. Sì, me ne torno a casa. Ok, ciao. Sono le 6:54 del mattino. Thank you. Ehi, ma allora sei di New York, tu? Ah sì, ora sì che ti riconosco. Siamo a Central Park. Un breve aggiornamento, ragazzi. Siamo svegli dalle 5, sono le 8. E io c'ho già male a tutte e due le ginocchia. Si è messo così davvero. Se te lo giuro, si è messo così. Io ho una fame e mangerei uno scoiattolo. Ma davvero? Dateci del cibo. Boom! Ci siamo nutriti. Adesso voglio farmi un giro a Times Square. Adesso che stiamo arrivando a Times Square, Massi Fela deve iniziare ad atteggiarti come un local. Wave, my inner soul, make a village glow. You can see the real through my inner scope. Real grows, but it feel cold. Give my spirit to the pinstroke. Young Westbrook and the rim is low. Sweet tang. Fratello, un giorno su quei LED ci saremo io e te, coi pantaloncini Zero Blaster, che facciamo pose arroganti. Un giorno ci saremo, forse. Fuck a violation, I've been going places. It's no escaping. Tommaso, thank you. Hi, how you doing? Yeah, no. We're in New York, right? Fall through when I hit the queen with the give and go. I've been getting close, I've been finna go. I've been in a mode when my people's died. Flight Club. Drop me here? Oh yeah. Alright. Thank you. This one. Thank you. See the drip, yeah, I fit it up. I'm in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fit it up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Thank you. Niente, raga, siamo entrati da Flight Club qui a New York. Volevo spendere, ma non così tanto. C'era una scarpa che mi faceva impazzire, costava $16,000. Ho detto al tipo, ci penso, però ho mantenuto un tono. Vado avanti a caffeina. Ragazzi, anche questo video degli Stati Uniti è sponsorizzato da NordVPN. NordVPN, come probabilmente sapete, cripta i vostri dati e vi consente di navigare online in qualsiasi posto del mondo in modo totalmente sicuro. Per chi come me viaggia parecchio, è una cosa indispensabile. Poi, come ad esempio è capitato a me, se vi trovate in Italia e volete acquistare un volo interno, ad esempio da New York a Miami, cosa potete fare? Potete localizzarvi negli Stati Uniti e questo vi consentirà di avere accesso a tutta una serie di offerte più vantaggiose a livello di prezzi dei biglietti. Insomma, i vantaggi usando NordVPN sono tanti. Io vi invito ad usarlo, a scaricarlo attraverso il primo link in descrizione. Fatemi sapere se vi torna utile e, oltre al resto, è anche un bel modo per supportare il canale. Fatemi sapere, raga. Torniamo al video. Andiamo ad Harlem, ovvero dove Massi Fela crede di essere nato. Sei di Harlem? Sì. Stiamo prendendo la metro per andare ad Harlem, più precisamente all'incrocio fra la 155esima e l'ottava. Ci voglio in tutti i modi portare Massi, perché se sei un amante del basket e dei playground, questo è il posto. 155esima e ottava, adesso si esce e si va al Rucker Park. Sono arrivati ad Harlem. Questa è la mecca dei playground. Raga, magari per tanti questo posto non dice molto, ma per chi ama il basket e playground come noi, questo qui è il top. A Rucker Park hanno giocato i migliori giocatori NBA, Kobe, KD, giocatori della vecchia generazione tipo Will Chamberlain, quindi un posto pazzesco. E poi è oggettivamente un campetto super figo. Tra l'altro, se volete vedervi un film che è strafigo sulla pallacanestro e su Rucker Park, Rebound, la storia di Ermenico, che è pazzesco. Unica pecca, il canestro è un pochino più basso. Fammi fare un test con le easy slacciate. Io che non salto un cazzo, da freddo, col ginocchio che non va. Basso. Basta, obiettivo, trovare un pallone. Ma la vedo durissima. Hello, do you know any place where I can buy a basketball? Maybe the 99 cents. The 99 cents? Thank you, man. Hello, I'm looking for a basketball, man. That's 1 and 1/52nd, 3 blocks down. Thank you, appreciate. Non ce l'hanno. Però, 3 blocchi giù di qua la troviamo. Dice. Hello, do you know where I can find a basketball? What is it? Ennesimo fallimento. Entriamo in un supermercato, siamo disperati. You know where I can buy a basketball? Basketball. All right.
Thank you. Ok, è il momento di accettare il fallimento. Situazione disperata, stiamo tornando al racker sperando che ci sia qualcuno che tira per scroccargli un pallone. Oh, let's go! Loro hanno un pallone, noi no. Se volete un paio di bigliettoni, datemi quella palla, ok? Due bigliettoni per la palla. Ok, adesso è diventata una sfida troppo grande. Vado da sti ragazzini e gli dico di farmi fare due tiri. Due di numero. Viste le mie condizioni, non ho una chance di segnare. Però non posso andare via da qua senza aver fatto due tiri. Vado. Alla fine, arrancando in qualche modo, abbiamo portato a casa l'obiettivo. Io voglio ringraziare NordVPN per aver supportato anche questo video. Ci vediamo nel prossimo, raga. Sempre da New York o da Miami, non lo so. Ciao!